Grazie, buonasera. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce festival et en particulier Giulia Cogoli pour leur invitation. Je voudrais aussi remercier Marco Eime pour sa médiation, Marina Astrologo qui va faire la traduction. Et je voulais dire à quel point je suis heureux de constater que ce festival d'anthropologie du contemporain fonctionne et fonctionne bien depuis 7 ans. C'est une très bonne nouvelle pour ma discipline, dont une des vertus est, comme le dit Emmanuel Terray, de mettre au jour des catégories invisibles, des corrélations inconscientes, des logiques souterraines qui échappent à l'observation commune. L'exercice est plus difficile quand nous traitons de nos propres sociétés en raison du manque de distance par rapport à ce que nous étudions, cette distance, source d'étonnement et d'interrogations fécondes, nous étant directement donnée quand nous observons des sociétés lointaines. Ici, chez nous, tout semble aller de soi. Or, un pari de l'anthropologie est que rien ne va de soi. Ainsi en est-il de nos jeux et de nos jeux sérieux che sono le sport. Buonasera a tutti. Come prima cosa desidero ringraziare gli organizzatori del festival, in modo particolare Giulia Cogoli, per avermi invitato. Ringrazio anche Marco Eime per aver fatto da intermediario fra loro e me, e ringrazio l'interprete. Vorrei anche dirvi quanto mi rallegra constatare che questo festival di antropologia del contemporaneo funziona, e funziona bene, da 7 anni. È una ottima notizia per la mia disciplina, una delle cui virtù è, come dice Emmanuel Terray, di mettere in luce categorie invisibili, correlazioni inconsce, logiche sotterranee che sfuggono all'osservazione comune. Questo esercizio è più difficile quando affrontiamo le nostre società, e questo a causa della mancanza della distanza tra noi e ciò che studiamo. Questa distanza, che è fonte di stupore e di interrogativi molto fecondi, ci è data in modo diretto quando invece osserviamo società lontane. Lì tutto sembra scontato, però una delle scommesse della nostra disciplina è che nulla è mai scontato. E lo stesso vale per i nostri giochi e per i nostri giochi seri, che sono gli sport. Pourquoi nos sociétés, dans leur moitié masculine au moins, se passionnent-elles pour les compétitions sportives et en particulier pour le football, pour cette histoire de pied, de tête, de but, d'équipe, d'arbitre? Que se joue-t-il dans la passion pour ce jeu? J'aborderai à la fin de mon intervention l'évolution récente du jeu, sa déludification pour ainsi dire. Perché le nostre società, almeno per quanto riguarda la loro metà maschile, si appassionano tanto per le competizioni sportive e in particolare per il calcio, per questa faccenda di piedi, di teste, di gol, di palloni, di squadre e di arbitri? Che cosa c'è in gioco nella passione per questo gioco? Al termine di questa conversazione affronterò le evoluzioni recenti del gioco, di questo gioco, e in modo particolare, per dir così, la sua deludificazione. Au principe de la popularité de la pratique et du spectacle du football, on invoquera à juste titre la simplicité, sinon la facilité du jeu. Voilà un sport qui s'accommode d'un minimum d'équipement et d'instruments, d'un cadre élémentaire, un terrain vague, une cour d'école ou un coin de plage. Qui n'a tapé dans un ballon sur le chemin d'une adolescence virile et ne retrouve dans les grands matchs les rêves d'exploits impossibles ou les souvenirs du temps perdu? La simplicité des règles du jeu, à l'exception de la loi 11, Undici, celle du hors-jeu, fuori gioco, objet d'innombrables controverses, a sans doute aussi favorisé la diffusion planétaire de ce sport. Quant aux grands matchs, leur popularité tient, en partie au moins, a un ensemble de qualité esthétique et dramatique singulière. Come principio della popolarità della pratica e dello spettacolo del calcio, si citerà a ragione la semplicità, se non addirittura la facilità, di questo gioco.
Ecco uno sport che si accontenta di attrezzature e strumenti minimi, di una cornice elementare che può essere uno spiazzo abbandonato, un cortile di scuola, un angolo di spiaggia. Chi non ha calciato un pallone sul cammino di un'adolescenza virile e chi non ritrova nelle grandi partite i sogni di imprese impossibili o i ricordi del tempo perduto? A favorire la diffusione planetaria di questo sport è stata forse la semplicità delle regole del gioco, a eccezione della legge 11, la legge del fuorigioco, che è oggetto di innumerevoli controversie. Quanto alle grandi partite, la loro popolarità dipende almeno in parte da un insieme di singolari qualità estetiche e drammatiche. Plaçons-nous du côté des spectateurs. Le tendre vert de la pelouse d'où se détache le balai coloré des joueurs, les arabesques des ailiers, le développement géométrique du jeu, les envolées des gardiens font du football un art visuel qui se prolonge dans les gradins par le jeu des parures, des déguisements, des étendards, des banderoles, des chorégraphies, des mouvements ondulants des corps formant une holla. Ces parades et les roulements de tambours, les sonneries des trompettes qui les accompagnent, constituent un moment exceptionnel d'esthétisation festive de la vie collective, une source privilégiée, voire unique pour certains, comme le soulignait Peter Handke, d'expérience et de sentiment du beau. Nicolas de Staël, vous en avez ici un exemple, a traduit à sa manière dans ses tableaux ce jeu de mouvements et de couleurs. Entre ciel et terre, sur l'herbe rouge ou bleue, écrivait-il à René Char en 1952, une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi. Quelle joie, René, quelle joie. Mettiamoci allora dal punto di vista degli spettatori. Il verde tenero del prato su cui risaltano il balletto colorato dei giocatori, gli arabeschi delle ali, il dispiegarsi geometrico del gioco, i tuffi dei portieri, tutto questo fa del calcio un'arte visiva che sulle gradinate viene prolungata dal gioco dei mascheramenti, dei travestimenti, delle bandiere, degli striscioni, delle coreografie, dei movimenti ondulatori dei corpi che formano la ola. Quelle parate, quei rulli di tamburo, quegli squilli di tromba che le accompagnano costituiscono un momento eccezionale di estetizzazione festosa della vita collettiva. Una fonte privilegiata e per alcuni unica, per esempio lo ha detto Peter Handke, di esperienza e di senso del bello. Il pittore Nicolas de Staël, di cui vedete qui un'opera che fa riferimento proprio al gioco del calcio, ha tradotto a modo suo nei suoi dipinti questo gioco di movimenti e di colori. E in una lettera del 1952 al grande poeta francese René Char scriveva de Staël: «Fra cielo e terra, sull'erba rossa o blu, una tonnellata di muscoli volteggia nel totale oblio di sé. Che gioia, René, che gioia!» Mais si l'on entre si volontiers dans cette histoire singulière et répétitive tout à la fois, c'est que le match, comme bien d'autres jeux, et à l'instar des grands genres, fait éprouver en 90 minutes toute la gamme des émotions que l'on peut ressentir dans le temps long et distendu d'une vie. La souffrance, la haine, l'angoisse, l'admiration, la joie, le sentiment d'injustice. On retrouve ici la bonne dimension qui, selon Aristote, modèle la tragédie, c'est-à-dire celle qui comprend tous les événements qui font passer les personnages du malheur au bonheur ou du bonheur au malheur. Mais pour faire le plein des émotions, encore faut-il être partisan. Ce n'est bien sûr pas une obligation morale, mais une nécessité psychologique. Quoi de plus insipide qu'une rencontre sans enjeu, où l'on ne passe pas du « il » au « nous », où l'on ne se sent pas soi-même acteur. On admirera sans doute la qualité technique de la partie, la beauté du jeu, les prouesses des athlètes, mais on ne ressentira pas le piment et la plénitude dramatique du spectacle. Si la recherche d'émotion, « the quest for excitement », selon les termes de Norbert Elias, est un des ressorts essentiels du spectacle sportif, la partisanerie est la condition nécessaire pour assurer un maximum d'intensité pathétique à la confrontation. C'est elle qui permet d'éprouver dans son corps la tension d'avant-match, l'intensité du drame qui se déroule sur le terrain,
la joie ou la souffrance de la victoire ou de la défaite. Nous voici au cœur du paradoxe du jeu. Toutes les définitions insistent sur le caractère fictif du jeu. Ce n'est pas pour de vrai, ça n'est pas pour de bon. Et voici que le spectacle de ce jeu suscite les émotions que provoquent les drames de la vie. L'antithèse jeu-gravité ne nous paraît ni solide ni concluante, écrivait Huizinga, l'auteur de Homo Ludens. Et il est vrai que le football, par les valeurs entre guillemets qu'il met en œuvre, j'y reviendrai, est tout à la fois un jeu et beaucoup plus qu'un jeu. Les attitudes des supporters traduisent bien la tension qui caractérise le spectacle sportif. Le mot italien tifoso exprime la violence des sensations qui accompagnent le match. Il est dérivé, paraît-il, de tifo, ça c'est clair, qui désigne originellement le typhus, une maladie contagieuse, on le sait, dont une des variantes est caractérisée par une fièvre intense et une agitation nerveuse. Tous les supporters expriment, à travers leurs propos comme à travers leurs comportements, l'intensité de cette expérience corporelle. Les plus fervents se disent pris quelques jours avant un match important, ils dorment mal la veille de la rencontre, ils mangent peu ou jeûnent avant la partie et se rendent au stade concentrés, tendus et recueillis. Pendant le match, ils vibrent au diapason des exploits de leur équipe, commentent le jeu par le geste et la parole, soutiennent les leurs, conspuent les autres, se révoltent contre l'injustice et le sort, blêmissent en cas de revers, manifestent leur joie par des accolades à des voisins inconnus à qui ils diront à peine au revoir au coup de sifflet final, expriment tapageusement leur liesse et leur soulagement une fois la victoire acquise, mais écrasent furtivement une larme, ont les jambes coupées, l'estomac qui fait des nœuds, ce sont des citations, si le destin s'est montré défavorable. Ma se in questa storia singolare e insieme ripetitiva si entra tanto volentieri è perché la partita di calcio, come tanti altri giochi e come tutti i grandi spettacoli, fa provare in 90 minuti tutta la gamma delle emozioni che si possono vivere nel tempo lungo e disteso di una vita. Sofferenza, odio, angoscia, ammirazione, gioia, senso di ingiustizia. Nel calcio si ritrova cioè la giusta dimensione, quella che secondo Aristotele ha come modello la tragedia, cioè quella che comprende tutti gli eventi che fanno passare i personaggi dalla sventura alla felicità e dalla felicità alla sventura. Ma per fare il pieno di queste emozioni occorre anche essere tifosi, qui naturalmente non stiamo parlando di un dovere morale, bensì di una necessità psicologica, perché effettivamente che cosa c'è di più insipido di un incontro senza posta in gioco, cioè dove noi non passiamo da loro a noi, dove non ci sentiamo noi stessi protagonisti. Uno potrà senz'altro ammirare la qualità tecnica del gioco, la bellezza della partita, le prodezze degli atleti, ma non avvertirà il pepe, non avvertirà la pienezza drammatica dello spettacolo. Ora, se la ricerca delle emozioni, quest for excitement, diceva Norbert Elias, è una delle molle essenziali dello spettacolo sportivo, la tifoseria è la condizione necessaria per garantire la massima intensità di pathos a questo confronto. È la tifoseria che ci consente di provare nel nostro stesso corpo la tensione prepartita, l'intensità del dramma che si svolge sul campo, la gioia o la sofferenza della vittoria o della sconfitta. Eccoci dunque arrivati al paradosso, al cuore del paradosso del gioco del calcio. Tutte le definizioni del gioco, in quanto gioco, insistono sul carattere fittizio, non è mica sul serio, si gioca, facciamo per scherzo, non è così. Eppure lo spettacolo di questo gioco suscita le emozioni provocate dai drammi della vita, addirittura. Come scriveva Johann Huizinga, l'autore di Homo Ludens, la contrapposizione gioco-serietà, gioco-gravità, non appare né solida né conclusiva. E infatti è vero che il calcio, per via dei valori che mette in campo, e su questo torneremo più avanti, è un gioco e al tempo stesso è molto più di un gioco. Gli atteggiamenti dei tifosi ben traducono la tensione che caratterizza lo spettacolo sportivo. E del resto la parola italiana tifoso esprime appunto la violenza delle sensazioni che accompagnano la partita. Essa deriva da tifo,
che in origine, lo sappiamo, designa una malattia contagiosa, una delle cui varianti è caratterizzata da una febbre intensa e dall'agitazione nervosa. Tutti i tifosi esprimono con le parole, come con i comportamenti, l'intensità di questa passione del corpo. Qualche giorno prima di una partita importante, i più accaniti dicono di sentirsi male. La vigilia dell'incontro dormono male, prima della partita mangiano poco, addirittura digiunano, e così arrivano allo stadio concentrati, tesi, raccolti. Durante la partita vibrano in sintonia con le azioni della loro squadra, commentano il gioco con il gesto e con la parola, sostengono i loro, sbeffeggiano gli avversari, si ribellano contro l'ingiustizia e contro la sorte, addirittura impallidiscono quando la loro squadra incassa un gol. Manifestano la loro gioia abbracciando dei vicini di posto che neanche conoscono e ai quali, al colpo di fischietto finale, non diranno neanche arrivederci. Esprimono chiassosamente la loro ebbrezza e il loro sollievo per la vittoria, ma se la sorte non ha arriso alla loro squadra del cuore, si asciugano furtivamente una lacrima, si sentono le gambe molli, lo stomaco chiuso. Cette partisanerie, consubstantielle à la passion sportive, est également indispensable pour éprouver pleinement le sentiment d'être acteur d'une histoire incertaine qui se construit sous nos yeux et dont on pense, dans les gradins, pouvoir infléchir le dénouement par une intense participation vocale et corporelle. Il s'agit d'un spectacle participatif, contrairement au film ou à la pièce de théâtre. Et sauf sombre manigance, les jeux ne sont pas faits ici, déjà, avant la représentation. C'est là une de leurs propriétés dramatiques singulières. Cette conviction d'avoir son rôle à jouer n'est pas entièrement illusoire. Les équipes gagnent plus souvent à domicile qu'à l'extérieur quand elles jouent devant un public partisan que l'on surnomme de façon symptomatique le 12e homme. Ora, questa partigianeria consustanziale alla passione sportiva, è indispensabile anche per provare appieno il senso di essere protagonisti di una vicenda incerta che si costruisce sotto i nostri occhi e della quale dalle gradinate pensiamo di poter influenzare l'esito con un'intensa partecipazione della voce e di tutto il corpo. Il calcio è effettivamente uno spettacolo partecipativo. Cioè, contrariamente al film o alla rappresentazione teatrale, e salvo loschi e inconfessabili inghippi, nel calcio i giochi non sono fatti prima della rappresentazione. Anzi, la rappresentazione è una delle loro singolari caratteristiche drammatiche. Dunque questa convinzione di avere un proprio ruolo da svolgere non è del tutto illusoria. Le squadre di calcio vincono più spesso in casa che in trasferta quando giocano davanti a un pubblico partigiano, che sintomaticamente viene definito il dodicesimo uomo. Mais la passion pour le football ne tient pas seulement à cet éventail de qualités esthétiques et dramatiques. De quoi ce jeu profond nous parle-t-il au juste et de quoi nous parlent ceux qui en parlent? Quelles sont, au-delà des règles du jeu, les lois du genre? Tentons d'envisager le match de football comme, c'est la deuxième référence aujourd'hui, ce matin il était aussi fait question de Clifford Geertz, comme Clifford Geertz le fit dans son analyse du combat de coq à Bali, comme un commentaire métasocial, un événement exemplaire, comme une théâtralisation sur le mode de la fiction dramatique et caricaturale, de valeurs sociales fondamentales, en fait un modèle réduit et métaphorique en quelque sorte de ce qui se joue dans la société. Ma la passione per il calcio non si riduce a questo ventaglio di qualità estetiche drammatiche. E allora di che cosa ci parla davvero questo gioco profondo? E di che cosa ci parlano coloro che parlano di calcio? Al di là delle regole del gioco, quali sono le leggi di questo spettacolo, di questo genere? Tentiamo di pensare la partita di calcio come ha fatto Clifford Geertz nella sua analisi dei combattimenti di galli a Bali. È la seconda volta oggi che cito Geertz, la prima volta è stata stamattina quando si è venuti a parlare proprio di questo studioso. Tentiamo di pensare la partita di calcio come un commento metasociale, un evento esemplare
come una teatralizzazione nel senso della finzione drammatica e caricaturale di valori sociali fondamentali. In un certo senso potremmo dire che si tratta di un modello ridotto e metaforico di ciò che è in gioco nella società. Comme les autres sports, ces jeux d'agone, de compétition, le football exalte le mérite, la performance, la compétition entre égaux. Il donne à voir et à penser de façon brutale et réaliste l'incertitude et la mobilité des statuts individuels et collectifs que symbolisent l'ascension et le déclin des vedettes, les promotions et les relégations des équipes, les rigoureuses procédures de classement, cette règle d'or des sociétés contemporaines fondée sur l'évaluation des compétences. La popularité des sports réside largement dans leur capacité à incarner l'idéal des sociétés méritocratiques en nous montrant, par le truchement de leurs héros, que n'importe qui peut devenir quelqu'un, que les statuts ne s'acquièrent pas dès la naissance, mais se conquièrent au cours de l'existence. Si Pelé, Maradona, Ronaldo, Zidane, Pirlo, Messi nous fascinent, c'est bien sûr en raison de la qualité de leurs exploits, mais aussi parce que nous avons la certitude qu'ils ont atteint la gloire par leur propre force et non parce qu'ils ont eu la chance d'être bien nés, fils d'eux. Il est au demeurant symptomatique que les compétitions sportives aient pris corps dans des sociétés à idéal démocratique. Dans la Grèce antique, où, comme le note Hegel, se lèvent les principes d'égalité et d'individualité, dans l'Angleterre du XIXe siècle, là même où la compétition sociale, la remise en cause des hiérarchies, sont désormais pensables. L'idée même de championnat auquel chacun est invité à participer n'a pu émerger que dans des sociétés qui font de l'égalité un idéal, sinon une réalité, on le sait bien. Imagine-t-on des serfs au Moyen Âge, participant à un tournoi de chevaliers? À l'évidence, non. Rien de plus étranger non plus à notre sport contemporain que le tlatchli ou oulama que pratiquaient les Aztèques, un jeu de balle qui offre pourtant quelques ressemblances avec notre sport contemporain et que l'on a parfois présenté à tort comme son ancêtre. Dans une société, la société aztèque, où le destin de l'homme était fixé à sa naissance, où nulle place n'était laissée à l'indétermination, victoire et défaite étaient dotées d'une égale valeur symbolique et il était inconcevable que l'on pût, même dans le jeu, échapper à son rang. Al pari degli altri sport, giochi di competizione, agon in greco, il calcio esalta il merito, la performance, la competizione fra uguali. Da vedere e da pensare in modo brutale e realistico, l'incertezza e la mobilità degli statuti individuali e collettivi, simboleggiati dall'ascesa e dal tramonto delle star, del pallone, dalle promozioni e retrocessioni delle squadre, dalle rigide procedure di classifica, regola aurea questa delle società contemporanee fondate sulla valutazione delle competenze. La popolarità degli sport risiede in larga misura nella loro capacità di incarnare l'ideale delle società meritocratiche, dimostrandoci, per mezzo dei loro eroi, che chiunque può diventare qualcuno, cioè che un certo statuto non si acquisisce alla nascita, ma si conquista nel corso dell'esistenza. Voglio dire che se Pelé, Maradona, Ronaldo, Zidane, Pirlo, Messi ci affascinano e senz'altro per via delle loro qualità atletiche, ma anche perché abbiamo la certezza che hanno conquistato la gloria con le loro forze e non perché abbiano avuto la fortuna di nascere bene, di una nascita altolocata, di essere figli di questo o di quello. È sintomatico in fin dei conti che le competizioni sportive siano sorte in società dagli ideali democratici. Nella Grecia antica, dove, come osserva Hegel, nacquero i principi di uguaglianza e di individualità, nell'Inghilterra dell'Ottocento, laddove cioè sono ormai pensabili la competizione sociale e la messa in discussione delle gerarchie. L'idea stessa di campionati cui tutti sono invitati a partecipare ha potuto emergere soltanto in società che fanno dell'uguaglianza un ideale, se non una realtà. Potremmo mai immaginare dei servi della gleba medievali che partecipano a un torneo di cavalieri? È chiaro che no.
Analogamente, nulla di più estraneo al nostro sport contemporaneo dello tlachtli o ulama, praticato a suo tempo dagli Aztechi. Un gioco a palla che pure presentava qualche somiglianza con il calcio contemporaneo e che talvolta è stato a torto presentato come suo antenato. In una società come quella azteca, dove il destino dell'uomo era fissato dalla nascita e dove non si lasciava spazio alcuno all'indeterminazione, vittoria e sconfitta erano dotate di pari valore simbolico e anche nel gioco era inconcepibile potersi sottrarre al proprio posto nella società. Peut-on pour autant réduire l'imaginaire à l'œuvre dans le football à la simple exaltation du mérite, à un îlot de clarté où le succès serait rigoureusement proportionnel aux qualités de chacun? Ce sport offre de l'existence une vision plus complexe et contradictoire. Basta questo per ridurre l'immaginario all'opera nel calcio, alla mera esaltazione del merito, a una sorta di isolotto di chiarezza dove il successo è rigorosamente proporzionale alle qualità di ciascuno? No. La visione che questo sport offre dell'esistenza è più complessa e più contraddittoria. Tout autant que la performance individuelle, le football valorise, faut-il le souligner, le travail d'équipe, la solidarité, la division des tâches, la planification collective, à l'image du monde industriel dont il est historiquement le produit. Les devises de nombreux clubs, le E pluribus unum de Benfica par exemple, soulignent cette cohésion nécessaire sur le chemin de la réussite, dans le stade comme dans la vie. Sur le terrain, chaque poste nécessite la mise en œuvre de qualités spécifiques, la force du stopper qui sait se faire respecter, l'endurance des milieux de terrain, poumons de l'équipe, la finesse des ailiers, dribblant dans un mouchoir de poche, le sens tactique de l'organisation, la vision périphérique marque du joueur de grande classe, alliant la virtuosité individuelle et la solidarité collective, la prise de risque personnel et l'abnégation au profit du groupe, le football s'offre comme le paradigme de l'action efficace. Les chefs d'entreprise, mais aussi les gouvernants, ce sont parfois les mêmes, ne s'y sont pas trompés. Ils multiplient les métaphores footballistiques et de façon significative inversent le sens conventionnel de la comparaison. Jadis, on comparait l'équipe à une entreprise. Aujourd'hui, on compare l'entreprise, voire le gouvernement, à une équipe. Une marque stylistique parmi d'autres de la footballisation de la société. Oltre alla performance individuale, il calcio mette in valore, è inutile sottolinearlo, il lavoro di squadra, la solidarietà, la divisione dei compiti, la pianificazione collettiva, immagine del mondo industriale di cui storicamente è prodotto. I motti di molte squadre di calcio, per esempio quello del Benfica e Pluribus Unum, sottolineano questa coesione necessaria in vista del successo nello stadio come nella vita. Sul campo, ogni ruolo, ogni posizione dei calciatori richiede di fare ricorso, di attingere a qualità specifiche. La forza dello stopper che si sa far rispettare, la resistenza dei centrocampisti, polmoni della squadra, l'abilità raffinata delle ali capaci di dribblare anche su un francobollo, il senso tattico dell'organizzazione, la visione periferica, sono tutti segni del calciatore di gran classe. Coniugando il virtuosismo individuale e la solidarietà collettiva, l'assunzione di rischi personali e l'abnegazione a vantaggio del gruppo, il calcio si presenta dunque come il paradigma di ogni azione che sia efficiente ed efficace. I dirigenti d'impresa, ma anche i governanti, che poi a volte sono le stesse persone, l'hanno capito bene. Moltiplicano le metafore calcistiche e rovesciano significativamente il senso convenzionale del paragone, della similitudine, cioè prima si paragonava una squadra di calcio a un'impresa, adesso si assimila l'impresa o anche il governo a una squadra di calcio. Segno stilistico fra i tanti della footballizzazione o, non si può dire calcificazione, della società. Mais si à travers ses principes, ses héros et ses légendes, le football célèbre l'égalité des chances et la solidarité, le monde social, avec ses inégalités et ses coups bas, refait brutalement surface sur le terrain. Ici,
Comme dans la ferme des animaux de George Orwell, certains sont plus égaux que les autres. Au sein d'un même championnat national, les budgets des clubs varient de 1 à 10, voire à 35 aujourd'hui en France, et les transferts de joueurs au cours d'une même saison viennent encore creuser les écarts, offrant seulement aux mieux pourvus la possibilité de réparer leurs erreurs de recrutement. Les droits télévisés accentuent ces disparités. En effet, tous les clubs ne profitent pas égalitairement de cette manne, évaluée en France pour la période 2016-2020 à 750 millions d'euros. En France, et le système est à peu près similaire en Italie, il y a une part fixe distribuée à chaque club, puis un montant plus ou moins important selon le classement actuel du club, son classement pendant les 5 dernières saisons et enfin sa notoriété. On est ainsi entré dans un cycle de télédépendance, favorisant les plus cotés, les plus nantis. Or, cette inégalité qui rappelle le monde social s'oppose aux règles générales du jeu qui supposent une égalité de compétiteurs au début de la partie, quitte à créer ces conditions d'égalité comme dans les courses de chevaux à handicap. Ma se il calcio attraverso i suoi principi, i suoi eroi e le sue leggende celebra la parità delle opportunità e la solidarietà, il mondo sociale, con le sue disuguaglianze e i suoi colpi bassi, torna prepotentemente a galla sul campo di calcio. Anche qui, come nella fattoria degli animali di George Orwell, certuni sono più uguali degli altri. Cioè, in seno a uno stesso campionato mondiale, i budget delle squadre possono variare da una volta a 10, se non addirittura da 1 a 35 volte, come succede oggi in Francia. E i vari passaggi di mano, passaggi di squadra dei giocatori nel corso della stagione, non fanno che aggravare questo divario, perché offrono soltanto ai club più forniti di mezzi la possibilità di riparare a eventuali errori fatti negli acquisti. Tali disparità sono poi accentuate dai diritti televisivi, perché non tutte le squadre beneficiano in pari misura di questa manna, che per la sola Francia è stata stimata per il periodo 2016-2020 alla bellezza di 750 milioni di euro. In Francia, ma il sistema italiano è simile, vi è una quota fissa distribuita a ogni squadra più un importo più o meno cospicuo a seconda del posto che la squadra occupa in classifica, dei posti che vi ha occupato nelle ultime 5 stagioni e infine della sua notorietà. Siamo dunque entrati in un ciclo di teledipendenza che favorisce i club più quotati e quelli più dotati di mezzo. I mezzi finanziari. E questa disparità, che ricorda il mondo sociale, si contrappone alle regole generali del gioco, del calcio, le quali invece presuppongono una parità delle due squadre all'inizio della partita, cioè si parte da un livello più o meno pari, salvo quelle volte in cui invece si cerca di creare apposta questa condizione di parità, come per esempio si fa anche nelle corse ippiche a handicap. Cependant, quelles que soient ces inégalités, au football, plus encore que dans les autres sports, le meilleur ou le plus doté ne gagne pas toujours. Qui aurait parié sur la victoire de la Grèce dans le championnat d'Europe des Nations en 2004? Qui aurait prédit la victoire de Leicester dans la première ligue anglaise en 2016, de la montée de Carpi en Série A en 2015? À quoi tient cette propension du football à porter l'incertitude au paroxysme, ce qui renforce au demeurant l'intensité dramatique des matchs? Et quelles sont les leçons philosophiques de ces entorses insolentes à la glorification prévisible de l'excellence? Tuttavia, indipendentemente da queste disparità, nel calcio, ancor più che negli altri sport, non è sempre vero che vince il migliore o vince il più dotato. Nel 2004 chi mai avrebbe scommesso che il campionato europeo delle nazioni sarebbe stato vinto dalla Grecia che infliggendo ai pronostici lo stesso contropiede messo a segno dalla Danimarca nello stesso torneo 12 anni prima? Chi mai avrebbe predetto che quest'anno nella Premier League inglese avrebbe vinto il Leicester o che il Carpi sarebbe passato in Serie A nel 2015? E che dire della vittoria del Guingamp sul Rennes alle finali della Coppa di Francia 2014?
Allora, da che dipende questa propensione del calcio per l'incertezza spinta al parossismo, che poi rafforza l'intensità drammatica delle partite? E quali lezioni filosofiche trarre da queste aperte negazioni della prevedibile glorificazione dell'eccellenza? Ah, non vi parlo in bomba. No, no, no. Scusi. No, no, la... Non, si le match de football est aussi captivant à regarder que bon à penser, c'est que l'aléatoire, la chance, les erreurs d'appréciation y tiennent une place singulière en raison de la complexité technique du jeu fondée sur l'utilisation anormale du pied, de la tête et du torse, de la diversité des paramètres à maîtriser pour mener une action victorieuse. On sait... Je voulais vous montrer un schéma du cerveau, mais j'ai oublié de mettre la photo où elle ne s'est pas intercalée, que le pied a mauvaise réputation, et pas seulement à tort, si l'on considère l'aire corticale qui lui correspond, cette aire corticale étant dérisoire si on la compare à celle qui gouverne les organes de l'appréhension, la main, et de la phonation, la bouche. Et il est assurément difficile de maîtriser sans commettre d'erreur un objet avec un membre si défavorisé. Au football, on rate souvent des occasions immanquables et il arrive que l'on marque contre son camp, ce qui est un cas de figure propre à ce sport. Le temps d'une partie, n'est-ce pas précisément celui dont les supporters disent dans un élan d'admiration « c'est pas possible, il a une main à la place du pied ». L'incertitude du dénouement d'un match est encore accrue par des impondérables, le vent, la pluie, une motte de terre, et par le florilège d'erreurs, de placements, d'anticipations, de choix inopportuns, pourquoi il a passé, pourquoi il n'a pas tiré, qui ponctue la partie. Se la partita di calcio è accattivante da guardare tanto quanto buona da pensare, è perché l'aleatorio, il caso, gli errori di valutazione vi occupano un posto tutto speciale per via della complessità tecnica del gioco fondato sull'impiego abnorme del piede, della testa e del torso, per via della diversità dei parametri da padroneggiare per condurre in porto un'azione vincente. Si sa che il piede ha cattiva nomea e non solo a torto. Se si pensa, e qui il professore ha mancato di includere fra i suoi lucidi, fra le sue diapositive, uno schema del cervello, se si pensa che l'area corticale che corrisponde al piede nel cervello è ridicola per estensione al confronto con le aree che governano gli organi della prensione, mano, e della fonazione, bocca. Ora, di certo, con un arto tanto svantaggiato, è arduo padroneggiare un oggetto senza commettere errori. E infatti nel calcio si perdono spesso occasioni imperdibili e accade di segnare autogol. È tipico di questo sport. Nel tempo di una partita il prodigio non è forse proprio quello che i tifosi commentano ammirati dicendo «Ma non è possibile, quello al posto del piede è una mano». L'incertezza sull'esito di una partita è ulteriormente accresciuta da fattori imponderabili, vento, pioggia, una zolla di terra, e dal florileggio di errori, di piazzamento, di anticipazione, di scelte inopportune. Ma perché ha passato la palla? Perché non ha tirato? Che punteggiano il match? Par la place qu'il accorde au hasard, rarement perçu pour ce qu'il est, et d'où émerge le sens du destin, le football nous rappelle avec brutalité, comme ces jeux médiatiques où la roue de la fortune peut avoir raison du savoir, que le mérite ne suffit pas toujours pour devancer les autres. De ces impondérables qui peuvent, à rebours de toute prévision statistique, modifier la trajectoire d'une balle, comme ailleurs celle d'une vie, joueurs et supporters tentent de se prémunir par une profusion de micro-rituels qui visent à amadouer le sort. Parmi les joueurs, ce sont le goal et les avants qui se montrent les plus vigilants dans ces exercices propitiatoires. Leurs actions sont décisives. Par un exploit ou par une bévue, ils peuvent devenir d'un seul coup des héros ou des zéros. Ora, per il posto che lascia al caso, raramente percepito
per quello che è e dal quale emerge la figura del fato, della sorte, il calcio ci rammenta brutalmente come quei giochi televisivi dove la ruota della fortuna può avere il sopravvento su qualsivoglia sapere, che per battere l'avversario non sempre basta il merito. Da questi imponderabili che contro ogni previsione statistica possono modificare la traiettoria di un pallone come quella di una vita, giocatori e tifosi tentano di premunirsi con una profusione di micro rituali volti ad addomesticare la sorte. Fra i giocatori sono i portieri e i centravanti ad apparire i più vigili in questi esercizi propiziatori. Le loro azioni sono decisive, basta un'azione o una svista e d'un sol colpo possono diventare dei grandi, degli eroi o delle nullità. Si le match offre, avec ses rebonds imprévisibles, ses tirs détournés involontairement dans le but, comme une riche variation sur la fortune, il se prête aussi à penser les vices et les vertus de l'erreur. Une faute peut susciter une insatiable envie de rachat, décupler l'énergie et la créativité du coupable. Les matchs de football regorgent de ce genre de Félix culpa, comme la faute d'Adam d'après Leibniz, qui appelle une rédemption. Demi-finale du Mondial 1998 opposant la France à la Croatie. Au début de la deuxième mi-temps, les joueurs français tardent à entrer dans le jeu, tandis que les Croates attaquent tambour battant. L'arrière, Lilian Thuram, oublie de remonter le terrain pour mettre en position de hors-jeu son vis-à-vis, qui fonce vers le but et marque. 1:10 après cette erreur fatale, voici que le joueur, blessé dans son orgueil, égalise d'une frappe sèche et violente après une chevauchée rageuse, un relais et une récupération in extremis. Le rachat de sa faute originelle le conduira vers une autre prouesse. Il réalisera un second but, scellant la victoire de la France, lui qui n'avait jamais marqué jusqu'à ce match en équipe nationale. J'ai un peu coupé. Se una partita di calcio con i suoi imprevedibili alti e bassi, con i suoi tiri che finiscono in porta involontariamente, si presenta come una ricca gamma di variazioni sulla fortuna, si presta anche a pensare i vizi e le virtù dell'errore. Durante quelle serate amare che seguono le sconfitte, i tifosi rimuginano sugli errori della squadra del cuore e additano volentieri i colpevoli, e può essere il CT con le sue scelte sbagliate, il tale giocatore che uno detesta con i suoi errori imperdonabili, e si cominciano a istruire processi al giudice, cioè all'arbitro, che viene accusato di furto e spesso viene designato come capro espiatorio. Ma a volte gli errori sul campo come nella vita possono avere degli esiti, delle conseguenze anche proficue. Un tiro mancato che fa prendere alla palla una traiettoria imprevista può finire in porta, e un errore a volte può suscitare un desiderio insaziabile di vendetta, di recupero, e quindi decuplicare le energie e la creatività del colpevole. Se pensate alle semifinali della Coppa del Mondo del 98, Francia-Croazia, c'è la storia di Thuram. All'inizio del secondo tempo i francesi tardano a entrare in gioco, invece i croati attaccano subito. Il terzino Thuram dimentica di risalire il campo per mandare in fuorigioco l'avversario, e questo Suker invece si precipita verso la soglia, verso la porta, e segna. Un minuto e qualche secondo dopo l'errore fatale, ecco che il nostro terzino Thuram, ferito nell'orgoglio, pareggia con un tiro secco e violento. Il riscatto della sua originaria prodezza lo conduce verso un'altra prodezza, cioè segna un altro gol, Thuram, che sigilla la vittoria della Francia. Proprio Thuram che fino a quella partita in nazionale non aveva segnato neanche un gol. Alors si sur le chemin du but il faut conjuguer le mérite et la chance, savoir tirer parti des erreurs des uns et des autres, il faut aussi parfois céder de la tricherie, le simulacre et la duperie mise en œuvre à bon escient se révélant ici plus que dans d'autres jeux et sports, d'utiles adjuvants. Retenir un adversaire par le maillot sans se faire voir, s'effondrer dans la surface de réparation pour un coup que l'on n'a pas reçu, font partie du métier. J'ai mis la main, la tête et Dieu la main, commentera non sans humour Diego Maradona
après avoir marqué un but décisif lors de la rencontre Argentine-Angleterre du Mondial mexicain en 1986. À ces multiples leçons de friponnerie, un moyen parmi d'autres de s'en sortir, la figure de l'arbitre, qui a longtemps été noir, oppose les rigueurs de la loi, le respect de la règle du jeu. Mais la justice au football présente un visage singulier. Elle est immédiate, irrévocable, sanctionne en un clin d'œil des fautes parfois difficiles à percevoir et laisse une large place à l'interprétation. Les juges peuvent se tromper dans leurs appréciations visuelles, a fortiori quand il s'agit de discerner si un joueur est hors-jeu. Des études publiées récemment dans Lancet et Nature ont montré que ces erreurs étaient dues à une mauvaise position des juges sur la ligne de touche ou à des effets de perspective. Mais les erreurs d'arbitrage ne sont pas seulement des affaires de perception. L'interprétation s'en mêle. Le juge doit instantanément décider si une action litigieuse, un tacle par exemple, était régulier ou irrégulier, et plus difficile encore, si la faute était intentionnelle, la charge était-elle loyale ou déloyale, d'un main volontaire ou involontaire. Contrairement à la plupart des sports où la mesure sert d'étalon, de preuve et de verdict, le football est ainsi le théâtre d'erreurs judiciaires sans appel et souvent déterminantes sur le résultat du match. Les retransmissions télévisées, avec leur ralenti, leur loupe sur des actions litigieuses, ont avivé la sensibilité déjà à fleur de peau des supporters aux erreurs d'arbitrage. C'est ainsi créé un surspectateur, un commissaire enquêteur, à l'affût de toutes les preuves des fautes commises au détriment de l'équipe qu'il soutient. Mais si le match se prête à un débat dramatisé sur la légitimité de la justice, il rappelle aussi, à sa façon, que la partie, comme tout épisode de la vie sociale, ne peut se dérouler sans un minimum d'arbitraire. Qu'en serait-il d'un match, d'un cours, d'un voyage organisé, où l'arbitre, le maître, le guide touristique, auraient à tout moment à asseoir contradictoirement leurs décisions. Se sulla via del gol occorre coniugare merito e caso, sapere trarre vantaggio dagli errori degli uni e degli altri, a volte occorre anche aiutarsi un po' con l'imbroglio, con la simulazione, con l'inganno deliberati, che qui più che in altri giochi e in altri sport si rivelano utili sussidi. Trattenere l'avversario per la maglia senza farsi notare, e crollare in area rigore per un colpo che non si è ricevuto, fanno parte del mestiere. Io ci ho messo la testa e Dio la mano, commenterà non senza umorismo Diego Maradona dopo aver segnato un gol decisivo nella partita Argentina-Inghilterra dei mondiali dell'86 in Messico. A queste molteplici lezioni di scorrettezza, che sono uno dei tanti mezzi per cavarsela, la figura dell'arbitro, a lungo nero vestita, contrappone i rigori della legge, il rispetto delle regole del gioco. Ma nel calcio la giustizia presenta un volto singolare, è immediata, irrevocabile, sanziona in un batter d'occhio falli a volte difficili da percepire e lascia molto posto all'interpretazione. I giudici possono sbagliarsi nelle loro valutazioni visive, soprattutto quando si tratta di distinguere e di capire se un giocatore è in fuorigioco. Da studi pubblicati recentemente su Lancet e su Nature è emerso che quei falli erano dovuti a un'errata posizione dei giudici di gara sulla linea laterale oppure a effetti prospettici. Ma gli errori arbitrali non sono soltanto questione di percezione, perché c'entra anche l'interpretazione. Cioè il giudice di gara deve decidere all'istante se un'azione aggressiva, un tacco ad esempio, sia stata regolare o irregolare e se, cosa ancora più difficile, il fatto sia stato intenzionale. Cioè la carica, quando quello è andato addosso all'altro, era leale o sleale? La mano era volontaria o involontaria? Contrariamente alla maggior parte degli sport, dove la misurazione funge da metro campione, cioè da prova e da verdetto, il calcio è quindi teatro di errori giudiziari senza appello, che spesso però sono determinanti per il risultato della partita. Le registrazioni video a rallentì
queste lenti di ingrandimento sulle azioni aggressive hanno acuito la sensibilità già a fior di pelle dei tifosi rispetto agli errori arbitrali. E così si è creato una specie di super spettatore, cioè un commissario inquirente che scruta e esamina tutte le prove dei falli commessi a danno della sua squadra del cuore. Ma se la partita si presta a un dibattito drammatizzato sulla legittimità della giustizia, a suo modo ci ricorda anche un'altra cosa, cioè che come ogni episodio della vita sociale non si può svolgere senza un minimo di arbitrarietà. Che ne sarebbe di una partita di calcio, ma anche di una lezione, di un viaggio organizzato, se l'arbitro o il maestro o la guida turistica dovessero continuamente difendere le loro decisioni in un contraddittorio come in tribunale? Le football incarne ainsi une vision à la fois cohérente et contradictoire du monde contemporain. Il exalte le mérite individuel et collectif sous la forme d'une compétition visant à consacrer les meilleurs, mais il souligne aussi le rôle, pour parvenir au succès, de la chance, de la tricherie, des erreurs, d'une justice incertaine, qui sont chacune à leur façon des dérisions insolentes du mérite. N'est-ce pas là un condensé des conditions de la réussite aujourd'hui ? Mais par ces mêmes propriétés contradictoires, le football donne à voir un monde humainement pensable, y compris quand le succès n'est pas au rendez-vous. Dans des sociétés où chacun, individu ou collectivité, est appelé à réussir, l'échec et l'infortune ne sont psychologiquement tolérables que si la malignité des autres, l'injustice ou le destin emportent la responsabilité. À un ordre irrécusable fondé sur le pur mérite, le football oppose le recours du soupçon et d'une incertitude essentielle. Qu'en serait-il d'une société ou d'un monde entièrement transparent où chacun aurait la certitude rationnelle d'occuper à juste titre son rang, où l'on ne pourrait plus dire si seulement, où l'on ne pourrait plus accuser l'acharnement du sort, piove sempre sul bagnato, ou les trucages interminables de l'autre. Le match de football campe ainsi un univers discutable en se prêtant à une multitude d'interprétations sur les poids respectifs du mérite, de la chance, des inégalités, de la justice et de la tricherie sur le chemin du succès. Et c'est sans doute cette caractéristique, la discutabilité, qui confère au football sa qualité de drame philosophique et attise la passion experte des partisans. Le plus beau titre que j'ai pu donner à la une de l'équipe, le quotidien sportif français, confié à Jacques Ferrand, l'ancien rédacteur en chef du journal, c'est « Harry, 10 secondes ». Que dire de plus en effet du résultat d'un sprint, sinon d'y ajouter des commentaires descriptifs ? Le match de football offre à l'inverse un champ inépuisable à l'élaboration de récits différents et d'évaluations contrastées. Il permet, sauf en cas de défaite cuisante, où précisément il n'y a rien à dire, d'argumenter à l'infini et de réécrire une histoire vraisemblable et conforme à ses souhaits. On n'en finit pas de commenter les commentaires, les notes attribuées aux joueurs par les quotidiens. Les jeux et les sports les plus passionnants sont précisément les plus discutables, qui laissent un goût d'inachevé. Il calcio incarna una visione coerente e al tempo stesso contraddittoria del mondo contemporaneo, perché esalta il merito individuale e collettivo sotto forma di una competizione che dovrebbe consacrare i migliori, ma evidenzia anche che nel successo svolgono un ruolo anche la fortuna, l'imbroglio, gli errori, una giustizia incerta, e che questi ciascuno a modo suo rappresentano come delle beffe insolenti lanciate al merito. Non è forse questo un condensato delle condizioni del successo al giorno d'oggi? Tuttavia, proprio per queste stesse proprietà contraddittorie, il calcio ci mostra un mondo umanamente pensabile anche quando il successo non arriva. In società dove ognuno, individuo o collettività, è chiamato a riuscire ad aver successo, la sconfitta e la sventura sono psicologicamente tollerabili soltanto se la responsabilità è della malignità degli altri, dell'ingiustizia, della sorte, del destino. Quindi a un ordine incontestabile fondato sul puro merito, il calcio contrappone la risorsa del sospetto
e di un'incertezza che è essenziale, perché che cosa ne sarebbe di una società o di un mondo completamente trasparenti, dove ognuno avesse la certezza razionale di occupare il suo posto perché se lo merita, dove non si potesse più dire ah se soltanto, dove non si potesse più incolpare la sorte avversa, ecco vedi piove sempre sul bagnato, o i trucchi inesauribili dell'avversario. Dunque la partita di calcio mette in risalto un universo discutibile, opinabile, e si presta a una moltitudine di interpretazioni circa il peso rispettivo del merito, della fortuna, delle disuguaglianze, della giustizia, dell'imbroglio. E forse è proprio questa caratteristica, la discutibilità, l'opinabilità, a conferire al calcio la sua qualità di dramma filosofico e ad attizzare la passione esperta dei tifosi. L'ex direttore del quotidiano sportivo francese più diffuso, diciamo un equivalente della Gazzetta dello Sport, L'Equipe, Jacques Ferrand, un giorno ha detto: il più bel titolo che ho mai potuto mettere sulla prima pagina del mio giornale, dell'Equipe, è stato questo, brevissimo: Harry, 10 secondi. Effettivamente, che cosa dire più di questo dell'esito di uno sprint, se non poi aggiungere tutti i commenti, le descrizioni? Per contro, la partita di calcio lascia un campo inesauribile all'elaborazione di racconti diversi e di valutazioni contrastanti. Salvo nei casi di sconfitta cocente, dove proprio non c'è niente da dire, la partita di calcio consente di argomentare all'infinito e di riscrivere una storia verosimile e conforme ai propri desideri. Perché non si finisce mai di commentare la partita, poi di commentare i commenti, di commentare i voti assegnati dai giornali ai giocatori. Insomma, i giochi e gli sport più appassionanti sono proprio i più opinabili, cioè quelli che lasciano in bocca il gusto dell'incompiuto. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je voudrais, mais le temps passe et je n'aurai pas le temps de vous parler de la manière dont ces jeux symbolisent les identités collective. Je voudrais juste terminer, on peut montrer quelques photos sur les identités collectives. Vous voyez la mise au tombeau de la Juve à Naples, ou encore l'hôtel à la gloire de Maradona. Mais si vous voulez, si le football dévoile les méandres d'un destin à notre mesure, il nous place tout aussi brutalement devant quelques autres vérités essentielles obscurcie ou affadie dans le quotidien. C'est là une des propriétés des jeux. Les jeux nous parlent de choses dont nous ne pouvons pas parler dans le quotidien. Ce serait trop grave. Pour ce qui est du football, il nous dit avec éclat que dans un monde où les biens sont en quantité finie, le malheur des uns est la condition du bonheur des autres. Mors tua vita mea. Les Gaoku Gama de Nouvelle-Guinée ont si bien compris cette loi des reins du football et de la société occidentale qu'ils se sont empressés de la contourner pour rendre le jeu plus conforme à leur vision du monde. Ils jouent, nous rapporte Claude Lévi-Strauss, plusieurs jours de suite autant de parties qu'il est nécessaire pour que s'équilibre exactement celle perdue et gagnée par chaque camp. Mais notre propre vision du bonheur ne se construit pas seulement sur les déboires du voisin ou de l'adversaire du jour. Il faut encore, et l'arithmétique des championnats l'illustre pointilleusement, que sur d'autres terrains, des rivaux proches ou lointains, faibles ou forts, gagnent ou perdent pour que nous parvenions au succès. Une compétition de football illustre ainsi une autre loi de la vie moderne, l'interdépendance complexe des destinées sur le chemin du bonheur. Vorrei diffondermi di più, ma non ne ho il tempo, sulle identità collettive che si disegnano attraverso, diciamo, le contrapposizioni fra squadre di calcio, però il tempo ci manca. E quindi mi avvicino alla mia conclusione, ma non prima di aver fatto ancora qualche considerazione. Se il calcio svela, come dire, l'andamento tortuoso del destino, ci colloca altrettanto brutalmente davanti ad altre verità essenziali che nella vita quotidiana sono un po' oscurate. E questa è una proprietà generale di tutti i giochi. Per quanto riguarda il calcio, che cosa ci dice? Con molta chiarezza, che in un mondo dove i beni sono una quantità finita,
La sciagura, la sfortuna degli uni è condizione della felicità e del benessere degli altri. Mors tua, vita mea. I Gahukugama della Nuova Guinea hanno talmente ben compreso questa legge ferrea del football e della società occidentale che si sono affrettati ad aggirarla per rendere il gioco più conforme alla loro visione del mondo. Secondo quello che ci riferisce Claude Lévi-Strauss, giocano più giorni di seguito tutto il numero, gran numero di partite che occorre perché per ciascuna delle squadre si equilibrino con esattezza le vittorie e le sconfitte. Ma la nostra visione della felicità non si costruisce soltanto sulle sciagure del vicino o dell'avversario del giorno, perché ci vuole qualche altra cosa e ce lo illustra puntigliosamente l'aritmetica dei campionati, e cioè che su altri terreni dei rivali vicini o lontani, deboli o forti, vincono o perdono affinché noi arriviamo al successo. Dunque, una competizione, un torneo di calcio illustra un'altra legge della vita moderna, l'interdipendenza complessa dei destini sulla via della felicità. Merci, on va s'arrêter là. Merci bien. Vi ringrazio, ci fermiamo qui. Grazie molte. Oui, 6h30.